Si è voluta rispettare la data degli 80 anni dalla prima inaugurazione ufficiale, avvenuta nel 1938, allora si chiamava Select, per dare il via, con il taglio del nastro, alla riapertura del Principino a Viareggio. Il bagno ristrutturato era già partito da giugno, mentre il nuovo centro congressi vedrà i primi passi da ottobre prossimo. Non ha fatto una cosa da poco per la città l'imprenditore Roberto Brunetti, che assieme a Enrico Bogazzi con la società B&B SRL ha rilevato all'asta dal comune per circa 2,6 milioni di euro l'intera struttura, poi interamente ristrutturata con un notevole investimento ulteriore e senza modifiche strutturali. Viareggio di nuovo un vero fiore all'occhiello, anche con importanti ricadute occupazionali. Tutta la parte congressistica, che come detto partirà a ottobre, sarà curata dalla società Milano Music Service di Gigi Belloni. Ed ora saliamo il nastro. Beh, vai, dagli ora che è ferito. Passo la parola al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghindo. Buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità, sono tante. Mi fa piacere vederle qui a Viareggio. Saluto naturalmente Brunetti, che merita un applauso. Dovete sapere che un anno e mezzo fa mi invitò a pranzo in un luogo che non possiamo citare e mi disse: guarda, io vorrei restituire il Principino a Viareggio così com'era. Il Principino è un luogo importante della città e ci tengo a farti sapere che non vogliamo fare speculazioni, ma vogliamo restituirlo alla città com'era. L'ha fatto, e solo per questo credo che sia importante oggi essere qui, perché ha mantenuto la parola, e cioè ha restituito alla città un simbolo. Il Principino è un simbolo qui. Si sono susseguiti gli incontri delle varie forze politiche che si sono alternate alla guida di Viareggio. Questo è stato un'importanza illustre alla città, ma sia anche una ripartenza culturale, sia una ripartenza politica nel senso alto della parola per la città di Viareggio. Sapete che Viareggio ha, come dire, attraversato un momento, diciamo, di ora. Bene, io guardandomi in questi mesi la storia del Principino, ho letto una cosa che mi ha colpito, e cioè, qui sapete, il premio Viareggio, il premio Repaci ha tenuto tante serate importantissime. Bene, Repaci, che era un personaggio abbastanza fuori dagli schemi, una persona che in qualche modo ha sancito la storia delle opposizioni in qualche modo. Bene, lui diceva, quando fu inaugurato nel 38 il Select, perché questo si chiamava Select, beh, lui quando lo venne a visitare disse: insomma, non vorrei che in un posto così bello mi si obbligasse a fare il bagno in frac. Ecco, noi non vogliamo che sia questo il Principino, non vogliamo che sia questo Viareggio, però a noi interessa che sia segnata la bellezza della città attraverso opere come queste, e anche l'eleganza di una città che cambia. Per cui non facciamo il bagno in frac, ma vogliamo che sia chiaro che lo sviluppo di Viareggio in futuro deve essere uno sviluppo basato sulla qualità e sulle eccellenze. È solo così che la città ripartirà. Per cui io ringrazio di nuovo veramente coloro che hanno permesso la ricostruzione e la restituzione alla città di questa bellissima opera. Ringrazio tutti gli enti che hanno collaborato con loro e con l'amministrazione comunale perché questo succedesse, e ringrazio naturalmente tutti voi di essere qui. Buongiorno a tutti. Grazie mille per le parole del sindaco. Ha detto un po' tutto il sindaco, cioè questa è una città che ha voglia di andare verso il futuro senza dimenticare le proprie radici, e le proprie radici, e parlo di Viareggio, ma di tutta la Versilia e anche della Lucchesia, a radici culturali molto profonde che dobbiamo tutti e siamo tutti impegnati a riscoprire. Le mansioni del soprintendente sono solo quelle di verificare che quello che viene progettato ed eseguito sia all'altezza del meglio
a livello nazionale della tecnica, sia del progetto che dell'esecuzione. Semplicemente questi lavori sono stati così, ma il merito è della imprenditoria privata e dell'amministrazione comunale. Sono Brunetti, tanto tuonò che venne il sole, si può dire, perché qui ormai siamo a posto. Allora, la città ha un nuovo gioiello. Sì, di questo sono molto orgoglioso, la città risponde, sta rispondendo, è molto affettuosa nei miei confronti e di questa iniziativa. Volevamo fare questo, ce l'abbiamo fatta, devo dire che anche l'amministrazione, le istituzioni, come avete visto, sono vicine a noi, e questo luogo che è il futuro di Viareggio, con passato glorioso ma il presente era tragico, faremo di tutto per vendere la sala. Quindi diciamo che ora siamo a metà del guado, l'inaugurazione ufficiale, perché era in concomitanza con la data di 80 anni fa, esatto. Però la parte bagno è già iniziata, la parte congressi inizierà. Inizierà a ottobre sicuramente, i primi d'ottobre, e con questa manifestazione che è la mostra di Vangi, che è un fiore all'occhiello del mondo come scultore, averlo portato a Viareggio in occasione degli 80 anni, in occasione anche della festa che Viareggio deve riapprovare, è stato un orgoglio per tutti noi. E concludendo, la prima risultanza, in dati numerici se vuole dirmeli, del bagno, le persone vengono? Le persone, quasi tutto completo, manca poco, è tutto entusiasta, la gente conosceva il passato che è stato glorioso ma anche meno glorioso, aver rivisto rinascere una cosa che era quasi moribonda, fatta riesumare, come tutti i fiori quasi appassiti con l'acqua che gli abbiamo dato, ha ripreso a fiorire. E anche poeta allora, a presto. Dobbiamo essere. Dottor Ficacci, sa cosa dissi io a Brunetti, imprenditore che insieme a Bogazzi ha avuto questa splendida idea un anno fa? Gli dissi: attenzione, perché il problema sarà la sovrintendenza. E invece è andato tutto a posto. È un pregiudizio, è sensato, è motivato, ci possono essere delle ragioni per avere questa cautela, ma può essere un pregiudizio. Brunetti ha presentato un progetto sia di restauro, sia soprattutto, sottolineo, soprattutto di attività imprenditoriale alla fine dei lavori materiali di restauro, che non solo era perfettamente convincente, quindi all'interno dei limiti del potere, del dovere di sorveglianza di un sovrintendente, siamo nell'ambito della piena correttezza e accettabilità, ma a livello dell'attività, della proposta invece, era proprio quello che un luogo importante come il Principino, abbandonato a se stesso a causa dell'onere che un'architettura come questa, un'architettura sulla sabbia, un'architettura creata con l'idea che non sarebbe durata più di tanti anni, e tutta l'architettura balneare degli anni 20, 30 e 40 ha una convinzione intrinseca di temporalità. Sanno benissimo quando costruiscono questo sogno della città che si proietta sul mare, che sarà soggetta al rinnovamento fisiologico. La possibilità di conservarlo, tanto più che a quel tipo di architettura non è seguita in tutta Europa, non voglio dire soltanto in Italia, non è seguita un'architettura di superiore eccellenza e nemmeno analoga. Quindi questo oggi per noi è un modello perfettamente funzionale e che però ha bisogno di un impegno particolare perché le materie e le tecniche possano consentire la loro sopravvivenza in condizioni come questa. E quindi ecco che la sovrintendenza non ha potuto che riconoscere che tutti questi elementi erano garantiti, per cui con grande soddisfazione abbiamo seguito questi lavori e adesso ci compiacciamo. Ecco, le sue parole mi fanno venire in mente ciò che ho ascoltato per anni a Radio Radicale dal grande architetto Aldo Loris Rossi, recentemente scomparso. Non sono degno. Aldo Loris, ecco. Rossi è un grande nome della scienza architettonica, ma soprattutto dell'impegno civile. Essere in qualche modo avvicinato a Aldo Loris Rossi, che come tanti altri, a partire da Bruno Zevi,
sono e devono essere i nostri maestri, è qualcosa che mi onora oltre misura, ma di fronte a cui io devo dire non sono degno davvero. Concludendo, e grazie per le sue risposte, ecco, tutto sommato possiamo dire che questo stabilimento 80 anni fa era all'avanguardia in Europa, ma possiamo anche dirlo che lo è ancora, eh? Adesso sì, per una ragione, che è una ragione psicoculturale. La cultura postmoderna, la cultura dei nostri giorni, ha un bisogno fisiologico, cioè estetico proprio, di un recupero di questo razionalismo e funzionalismo geometrico per il quale l'Italia è stata all'avanguardia a partire dagli anni 30. D'altra parte, basta vedere che nell'immagine pubblicitaria, nell'immagine coordinata soprattutto della moda, del mondo dello spettacolo, si fa sempre più riferimento a questo stile, a questo stilismo anni 30. E questo perché? Perché gli agenti delle immagini coordinate, sia della moda che dello spettacolo che della pubblicità, hanno delle capacità percettive proprio di sentire come il gusto attuale ha bisogno di una rivisitazione, non c'è dubbio, di uno stilema geometrico come quello che il modernismo italiano degli anni 30 ha rappresentato in maniera eccellente. Molte grazie. Grazie a lei.